Cevinder sarà presto con noi anche in un percorso di eccellenza che si chiama Sales Scout. Come verrà sviluppato questo tema all'interno di Sales Scout? Parleremo, quando si parla di negoziazione interculturale si parla di un percorso di negoziazione avanzata, dove il lato persone, il lato relazionale ha la preponderanza rispetto all'obiettivo finale. Quindi bisogna ben bilanciare quello che si sa sulla negoziazione, tecniche di negoziazione, con la capacità di comprendere l'individuo che abbiamo di fronte. E gli aspetti culturali di contesto sono fondamentali, sicuramente. Gli italiani spesse volte sottovalutano questi aspetti, no? Perché ci affidiamo spesse volte alla nostra bravura, alla nostra capacità anche di saper improvvisare, no? Invece, ecco, per loro sicuramente è importantissimo anche configurare tutte le varie situazioni, quindi anche rispetto a questo nuovo mercato globale, quindi altri paesi e così via. La capacità di improvvisare è fondamentale, la capacità di prepararsi prima e di avere comunque un piano ancora più importante, affiancata a questa nostra capacità comunque di essere flessibili ed adattarci a situazioni diverse, sicuramente. E che consigli ci può dare per chiudere bene un negoziato nei paesi che oggi appunto hanno una potenzialità enorme come la Cina, per esempio, il mercato su cui oggi tutti vogliono andare? Avere pazienza. Tanta pazienza. Ricordarsi che gli investimenti in questi paesi sono non a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi avere piani da 5 anni e avere moltissima pazienza durante la negoziazione, sicuramente. C'è bisogno di pazienza perché bisogna stabilire un rapporto. E questo è fondamentale anche per il futuro poi dell'attività. E nei paesi arabi, per esempio, paesi che hai avuto modo di conoscere, no? Che sia per lavoro, insomma, esperienze molto interessanti, che consigli possiamo Non è dare di nuovo alle nostre. anche lì non arrabbiarsi, mantenere la calma, non essere impazienti e capire che per loro è molto importante non tanto il risultato finale quanto lo scostamento fra la prima offerta e il risultato finale, quindi la percentuale che loro percepiscono di aver avuto come sconto. Parliamo invece di America, no? America è un paese anche molto grande dove ancora oggi le nostre aziende devono ancora scoprire, no? Ecco, per non dare tutto per scontato, che consigli possiamo dare alle nostre imprese quando devono approcciarsi a questo mercato? Il mercato americano è molto diverso dagli altri mercati. Essenzialmente, in primis, bisogna non rompere mai la fiducia che si ha con il cliente americano. Se si sono concordate alcune tempistiche, alcuni indici di qualità, rispettarli sempre. Perché l'americano, una volta persa la fiducia, si perde anche la relazione, si perde anche poi la possibilità di andare avanti. In generale, il consiglio è quello di perseguire la qualità piuttosto che il prezzo. Quindi quando si negozia, focalizzarsi molto sulla qualità, sulle capacità di dare servizio aggiuntivo piuttosto che sul prezzo. Questo è un argomento che fa molta leva in molti paesi in America. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.